Salve a tutti gli utenti di Bettitalia.it. Benvenuti a questo nostro primo videocorso che riguarderà la classificazione delle forme di pinnaggio ottenute per selezione. Prima di tutto, bisogna capire come dividere le varie forme delle categorie, dei gruppi e sottogruppi. Principalmente vengono divisi fra show beta e no show, quindi beta di alta selezione, beta commerciali o forme selvatiche. Questa classificazione va bene per alcuni punti di vista e per altri no, in quanto a livello internazionale, esistendo vari standard, quindi diversi campionati, ogni standard riconosce all'interno dei propri, accetta all'interno dei propri campionati e appunto forme che magari un altro tipo di standard non accetta. Quindi, per esempio, possiamo vedere che lo standard di Beta 4 Hall, che è uno degli ultimi standard nati in Europa. Accetta per esempio come forma show i pinne a velo, invece i standard BC non sono, non li tiene nel standard questa forma qui, ed è principalmente commerciale. Come così come anche altri standard, sono standard che riconoscono per esempio i pinne a lancia, a punta di lancia, e invece altri no. Quindi, dato che show beta significa proprio beta da concorso, quello che può essere da concorso per uno standard non lo è per un altro. Preferibilmente, io preferisco dividerli in. Si dividono anzi, proprio principalmente, per bettoffi in simmetrici e asimmetrici della prima classificazione. Poi vedremo i pinne sfrangiata e non sfrangiata, i pinne corta, pinne lunga, doppia coda o anzi multicoda e coda singola principalmente. Questi secondo me sono i modi per classificarli più corretti, anche perché poi possono essere collocati questi sistemi nei vari standard internazionali. Perché, come vedremo, ogni beta può far parte di vari gruppi e imparerò pure come collocarli all'interno di questi sottogruppi qua. Prima di tutto, bisogna considerare quale specie ha delle forme di selezione fra le specie del genere beta. Principalmente a me mi è capitato di vedere sia dal vivo che su internet forme a pinne lunghe, principalmente pinne a velo della specie Betta imbellis, che è questa qui, che sono una specie affine al Betta splendens, anche perché il Betta splendens che noi abbiamo a casa non è proprio il vero e proprio Betta splendens selvatico. Esistono principalmente due sottofamiglie che vedremo poi in un articolo o un altro video corto con calma. Qui abbiamo come specie allevate con pinne a velo o anche rotonda o forme placcat a HM, pure li ho visti. Principalmente sono Betta imbellis, Betta smaragdina, Betta mahakai. Queste sono le tre specie affini al Betta splendens, che sono state ottenute sia varietà diverse da quella selvatica che forme di pinnaggio. Queste tre specie sono state anche incrociate fra di loro, ottenendo varietà come il dragon, varie che poi analizzeremo in altri articoli o videocorsi. Quindi, togliendo in primis queste tre specie affini che hanno appunto delle forme di pinnaggio a pinne lunghe o diverse comunque da quelle selvatiche, ora analizziamo in particolare quelle del Betta splendens, perché queste non sono arrivate come selezioni ad alti livelli come l'Alpha Moon o il Crown. Può darsi che c'è anche qualche altra specie affine come Coccina che hanno fatto pinne a velo e le hanno selezionate, però personalmente non mi sento al momento di includerle in questo videocorso perché so gli amici che l'hanno viste, però personalmente io Coccina a pinne lunghe non le ho mai viste. Quindi può essere che ci sono pure altre specie oltre queste tre. Qui ho voluto solamente menzionare queste tre perché sono le più diffuse e quelle che sono state più utilizzate in incroci con i Betta splendens per creare sia forme, ma principalmente varietà diverse. Quindi iniziamo subito col classificare le forme in simmetriche e asimmetriche. Ah, in primis, cos'è una forma simmetrica? La forma simmetrica è quel Betta che ha la parte. Dividendo praticamente il betta in due, abbiamo la parte superiore e la parte inferiore uguali. Quando tutte le pinne sono della stessa lunghezza, quindi
come vediamo in questo, per esempio 2 cm l'anale, 2 cm la dorsale e 2 cm la caudale. Quindi queste qui sono tre pinne simmetriche, cioè hanno la stessa lunghezza. Quindi devono congiungersi creando un disegno univoco circolare, un semicerchio. Qui abbiamo per esempio nei casi di HMDT, di doppia coda HM, oppure di HMGNODT, cioè incrocio fra di doppia coda e HM, escono dei beta che hanno appunto una dorsale maggiore, uguale come dimensione e forma a quella anale. Questa abbiamo una simmetria completa, cioè parte superiore, parte inferiore uguale. Questo l'abbiamo solo appunto nei doppia coda e negli HM geno DT. Negli HM puri, quindi non F1 di incrocio fra DT e HM, hanno tendenzialmente appunto una dorsale più piccola, però con la stessa lunghezza nella dorsale, nella caudale e nell'anale. Anche le ventrali dovrebbero avere la stessa lunghezza delle altre, quindi 2 cm, 2 cm per esempio, 2 cm. Teniamo conto che questo è un betta di corpo 4 cm, un buon HM dovrebbe avere almeno le pinne lunghe la metà della lunghezza del corpo. Quindi abbiamo 2 cm, 2 cm, 2 cm e possibilmente anche 2 cm per le ventrali. Questo ci dà simmetria, cioè le pinne si congiungono. Quando le pinne si congiungono, continuando un disegno circolare, noi abbiamo una simmetria nel disegno, appunto. Questo perché si fa creare il cerchio solamente quando tutte e tre le pinne sono della stessa dimensione e hanno una forma circolare. Questa naturalmente la caudale, essendo più grande, ha un mezzo cerchio, queste due possono avere un quarto di cerchio o poco più. Quindi, quando abbiamo una simmetria perfetta, possiamo disegnare un cerchio attorno alle pinne. Naturalmente è un semicerchio perché la parte davanti, che è circa un poco più di un quarto, mancherà. Quindi diciamo che io la considero più una torta senza una fetta davanti. Dobbiamo avere una torta senza una fetta davanti, in quanto poi c'è la testa. Sono anche, quindi, oltre che quelli a pinne lunghe, abbiamo come simmetrici anche quelli a pinne corte. Solo che, mentre in quelli a pinne lunghe dobbiamo avere un disegno circolare, quindi un semicerchio, nelle forme a pinne corte simmetriche, che sono solamente gli HM short pin, chiamati anche plucked simmetrici, abbiamo invece una forma ovale per giunzione delle pinne nella stessa dimensione. Abbiamo una forma ovale senza sempre la parte davanti, quindi un semiovale. Abbiamo un semiovale. Anche la classificazione che noi possiamo fare invece e questo andiamo invece in un sottogruppo, quindi abbiamo visto per prima cosa i primi due gruppi, simmetriche e asimmetriche, che vedremo dopo. Vediamo qui subito qualche simmetrica, giusto per... Allora, questo qui invece è un asimmetrico, che poi analizzeremo con calma nella fine del videocorso. Questo invece è asimmetrico perché le tre pinne, per richiesta della sua forma perfetta o ideale, non ti chiede la stessa dimensione delle pinne di tutte quante le pinne. Per esempio, questi sono un placat che tendenzialmente hanno un'anale più grande della caudale, una forma più regolare della caudale, invece che se cerchi abbiamo una forma badile rotonda, una dorsale più piccola. Non è richiesto nella loro forma ideale da concorso, ma anche fuori dal corso, comunque sia, la forma ideale viene considerata come betta perfetto, o che si cerca sempre di rincorrere nella selezione, e le tre pinne della stessa dimensione, e qui non deve continuare nessun disegno, le tre pinne non devono formare nessun disegno. Ma come ho detto, questo lo vedremo in un secondo momento quando parleremo dei placard. Ora andiamo nell'altro gruppo, quindi abbiamo visto i primi due gruppi maggiori, che sono simmetrici e asimmetrici. Ora parliamo delle pinne sfrangiate e, non sfrang e integre, o non sfrangiate. Di questo grande gruppo delle pinne sfrangiate, beh, è il famoso crown, appunto tradotto che è corona, e il suo diminutivo è CT. Il crown è crown, un betta è crown, quando solamente presenta una riduzione
della membrana e del 50 per, del 33%. Quindi da qui all'interno deve essere ridotto almeno il 33%. Invece l'ideale è del 50%, come nel caso di questo betta qui disegnato da me. Questo deve essere presente in tutte le pinne, quindi noi dobbiamo avere 50, 50, 50, anche qui poi ottenendo una simmetria fra le membrana, come vediamo, qui otteniamo una simmetria fra le membrana. Quindi il crown è questo qui, quello che deve avere la riduzione membrana del minimo 33%, altrimenti se di più non è un crown, e dell'ideale del 50%, come anche poi richiesto in molti standard. Quindi tutte le pinne, vediamo questo qui, ecco qui un crown bellissimo, 180 gradi, preso da Google Immagini. Possiamo ammirare, vediamo se lo ingrandisco un po', anche se la foto non è molto buona. Comunque le crown, abbiamo sul sito già un articolo molto approfondito che spiega tutte le varie forme e come deve essere un buon crown. Ci saranno vari articoli e anche videocorsi specifici, quindi mo tralascio un poco, giusto qualche accenno per crown. Questo è crown, questa è una femmina crown, ecco quindi come presenta anche le femmine il crown. Non dimenticare che le caratteristiche che vediamo le devono presentare anche le femmine, anche se le femmine presentano magari la caratteristica meno evidente, come per esempio la femmina dimostra invece della riduzione del 33%, basta che dimostra una riduzione del 25% della membrana per essere un crown. Questa quindi possiamo considerarla il principale rappresentante delle forme a pinne sfrangiate. Invece un altro categoria di pinne sfrangiate sono i Kombu Tail insieme agli Alp Sun. Principalmente parliamo dei Kombu Tail, questi non sono una forma a sé, ma sono frutto di incrocio fra pinne integre e pinne sfrangiate, principalmente crown. Perché pinne sfrangiate possiamo dire proprio fra pinne integre e crown. Questi cosa presentano? Presentano una coda, una via di mezzo in pratica fra un crown e un non crown, in quanto hanno una riduzione minimo del 5%, 1%, comunque sia, devono uscire almeno un po' di raggi fuori, e la riduzione non deve essere superiore al 30%, cioè in pratica se noi abbiamo una riduzione del 33% è crown, se la riduzione è inferiore, quindi che so, 20%, 15%, è Kombu Tail. Perché dal 33% al 50% è crown, anche oltre. Se invece la riduzione è del 30% è Kombu Tail. Il Kombu Tail deve essere presente sempre in tutte le pinne. Questo qui per esempio è un betta che è un incrocio fra un pin a velo, un VT, che poi vedremo, e un crown. E ecco qui che noi abbiamo il Kombu Tail, cioè tutte e tre le pinne mostrano questa riduzione, che non è molta, di solito si aggira intorno al 10%, 20% di riduzione, quando più quantomeno, ma non deve andare oltre, diciamo, il 30%, già potrebbe sembrare crown. Fermiamoci, direi, più sul 20, non vanno di solito oltre. Io quindi ho qualcuno, ma non, oltre il 20 non vanno. Altro parente stretto, diciamo, del Kombu Tail, sempre frutto di incrocio, è l'Alp Sun. L'Alp Sun cos'è? È l'incrocio fra un crown e un doppia coda. Vediamo se troviamo qualche foto qui del doppia coda. Eccolo qui. Allora, l'incrocio fra un doppia coda HM, che è come questo betta qui, e un crown 180 gradi, sempre, sono crown di alta selezione. Qui. Otteniamo un crown Geno DTHM, cioè questo è un betta che presenta in questo incrocio abbiamo dei figli che saranno doppia coda crown e o Kombu Tail, doppia coda Kombu Tail. Invece alcuni ne avremo che saranno con un'unica coda, però con una membrana molto eccessiva, essendo un doppia coda,
sono due code che escono unite, e quindi abbiamo un eccesso di membrana anche sui raggi, e avremo questo effetto a raggi di sole attorno alla membrana. Qui l'unica foto che sono riuscito a trovare, e qui un pochetto ci dà l'idea, anche se questo non è proprio un artisan vero e proprio, però come possiamo vedere è un eccesso di membrana intorno ai raggi, che sembra proprio dei raggi di sole. Questo è l'artisan originale. Oggi vengono chiamati artisan anche incroci semplici fra Half Moon e Crown. Escono con dei raggi, ma quelli più che altro sono dei Combat Hill, c'è cioè un incrocio, non è un artisan vero e proprio. Artisan venivano chiamati anche i semplici Crown con l'apertura a 180 gradi. Guardate, quelli beta, coda integra, con la coda a 180 gradi vengono chiamati mezzaluna, questi venivano chiamati mezzosole. Però il vero artisan, il vero e proprio originale, sarebbe l'incrocio fra doppia coda Half Moon e un Crown, che appunto ci dà questo effetto dei raggi di sole con la membrana che ricoprono i raggi. Ora andiamo. Ho concluso questo discorso sulle spine sfrangiate, andiamo a vedere invece i coda singola. Allora, in primis il re più famoso, più diffuso, più conosciuto è il pinnavelo per coda singola. Questo perché coda singola non sfrangiata. Ne abbiamo viste più sfrangiate, ora le pinne code sempre singole, non sfrangiate. Pinnavelo è la forma più diffusa, possiamo sicuramente dirlo. È caratterizzata da una coda che pende verso il basso, che può essere o ovale o rettangolare. Ha una dorsale molto piccola, un'anale che finisce così a punta. E possiamo vedere un altro tipo. Questo qui pinto è pinne a velo, chiamato Ventail col diminutivo VT. L'incrocio invece fra un pinne a velo è un doppia coda, pinne a velo sempre, che sarebbe questo qui, chiamati anche coda di rondine, sono doppia coda, pinne a velo, ci dà il lira tail, c'è il coda lira che ricorda, chiamato così perché ricorda le code a lire dei molli o delle velifere, vari pocividi che vengono in commercio con questa forma così, la forma appunto di coda lira, con questo, con il margine superiore e inferiore più lunghi della parte centrale. Qui per esempio sono riuscito a trovare una foto su Google, questo ricorda un pochetto di coda lira, anche se la foto non è molto buona. Comunque questa arcatura così oggi non si trovano più, erano incroci fatti prima ancora che uscivano in commercio i famosi Super Delta, poi Half Moon, eccetera, eccetera. Quando ancora i bettofili si divertivano a fare incroci con i pinne a velo normali, e quindi uscivano questi, vogliamo, questi incroci facevano questi coda lira. Come anche un'altra variante, sempre dei pinne a velo, e i coda a lancia, chiamati coda spada, coda a lancia, coda a fiammella, questi nomi non tantissimo. La caratteristica è che i raggi si curvano verso un centro. La differenza invece dei pinne a velo, la coda non è curvata verso il basso, ma appunto è dritta, o perché i raggi si curvano verso un centro. Anche l'anale, come vediamo, finisce a punta nella parte posteriore, e la dorsale è più piccola, fine e lunga. Questa è una forma che ormai possiamo dire è scomparsa. E in passato nei negozi se ne vedeva qualcuna, ma ormai questa forma non vorrei tanto ritrovarla, è quasi scomparsa. Poi possiamo andare più avanti invece ancora nella selezione, anche se siamo ancora nel commerciale. Abbiamo i coda delta. Cos'è un coda delta? I coda delta sono tutti quei beta che hanno una coda a forma di triangolo, possibilmente con un'apertura di circa 90 gradi almeno. Quindi possiamo vedere, questo qui è una forma commerciale. Questo qui, per esempio, hai l'apertura, però ai lati curvati. Un delta buono dovrebbe avere i lati dritti, quindi qui proprio un triangolo come coda proprio, un buon delta. Questi qui escono, sono selezionati dai pinne a velo, e appunto presentavano una coda più piccola del pinne a velo, però più dritta, quindi un
un'apertura maggiore ma più piccola. E quindi abbiamo un delta. Questo qui è un altro delta. Eccolo qui. Questa foto l'ho trovata qua a bid. E invece per gli incroci, appunto, sempre le pinne a velo, oltre a questi che uscivano questa coda così aperta, alcuni invece uscivano sempre con un'apertura così o superiore, ma con i lati totalmente curvati, avendo proprio una coda rotonda. Questa è sempre le prime selezioni ottenute delle pinne a velo. Pinne a velo con croci con forma selvatica, eccetera. Si ottenevano queste prime forme, che come i delta, i coda spada, i lira e i coda rotonda. Questi qua invece presentano tutte le pinne curvate, più arrotondate. Quindi abbiamo un'anale, come vediamo, più arrotondata, pure più piccola. Questa è una forma più simile nella forma placca, in quanto le pinne sono più corte, anche la, vediamo, la coda tonda c'ha una buona apertura super dentata, però sono curvati. Abbiamo la dorsale pure più piccola, quindi una via di mezzo fra un pin a velo e un placca uscito ufficialmente da questi incroci qua. Altra forma di selezione, qui andiamo un po' sul serio, c'è una forma un po' più seria, sono i super delta. Anche questi li possiamo trovare diffusi in commercio, e anche se costano un po' di più, diciamo sui 10 euro invece dei classici 6, classici 6 euro dei pinne a velo. Questi sono super delta tutti quelli che hanno un'apertura maggiore di 90 gradi, quindi principalmente da 100 e fino a 160 gradi. Questo qui è un super delta. Un buon super delta deve avere appunto i raggi primo e ultimo dritti, per avere proprio un triangolo con apertura superiore a 90 gradi. E sono queste forme qui ottenute già in una selezione più seria, con più lavoro. E questi qui fino a 20 anni fa erano i padroni dei campionati. C'era lo sciobetta, era questo, era il super delta. Lo sciobetta era questo, che l'alcumo ancora non esisteva, quindi hanno avuto un periodo di grande successo, campionati erano pieni di questi super delta qui. Oggi ormai non ce ne sono più, escono super delta solamente da scarti di incroci con HM o di selezione, escono così. L'altra forma, sempre di selezione ottenuta da super delta, erano gli ultra delta. Oggi ultra delta come nome non esiste più. Prima, dato che c'era la corsa degli allevatori per avere una betta con la coda sempre un'apertura maggiore, perché l'obiettivo era arrivare alla perfezione, quindi avere un betta perfettamente simmetrico con un'apertura a 180 gradi, quindi l'allevatore che riusciva ad avere un'apertura maggiore al classico super delta lo chiamava ultra delta, ma in realtà sono sempre super delta. E quando ho iniziato io con questa passione, mi sono trovato a qualcuno che vendeva online dei betta appunto come ultra delta invece che di super delta, proprio per mette in rilievo questo particolare, che il suo betta è riuscito a fare dei betta con un'apertura maggiore rispetto ai classici super. Quindi questi qui hanno un'apertura maggiore a 160 gradi e inferiore a 180 gradi. Sono anche chiamati betta half moon mancati. Per esempio questo qui è un ultra delta, in quanto non ha proprio un'apertura a 180 gradi, ma ne manca qualche grado, ed è un ultra delta. Sempre fra. Ora andiamo un pochetto a menzionare betta invece nella selezione superiore. Andiamo con i veri e propri sciobetta di alta selezione. Quindi stiamo sempre fra i coda singola, non sfrangiata, a pinne lunghe, come quelli che abbiamo visto fino ad ora, partendo dal pinne a velo, quindi abbiamo visto il coda lira, il coda spada, il delta, il super delta, il coda rotonda e l'ultra delta. Tutti sono pinne integre, quindi non sfrangiate, coda singola e pinne lunghe. Fanno parte di questi tre gruppi. Qui abbiamo, ora invece entriamo nell'alcumon. L'alcumon è considerato il top della selezione dei sciobetta, in quanto è stata raggiunta con la sua forma la simmetria. La simmetria nell'avere una coda perfettamente aperta a 180 gradi, quindi lineare, una linea retta,
il primo raggio e gli ultimi raggi aperti formano una linea retta. Abbiamo la giunzione, come abbiamo detto, con la pinna dorsale e anale, avendo un cerchio perfetto. E quindi abbiamo la simmetria, era stato raggiunto il grande obiettivo. Poi, come vediamo, si è andati pure oltre, ma poi ne vedremo man mano. Quindi l'album è stato selezionato nei primi anni 90, principalmente, sono state fatte tante varietà, ed è caratterizzato da una coda d'apertura a 180 gradi. Oltre si chiama overalbum, sotto si chiama ultra delta o super delta. Questo è un album, anche se non è forse dei più belli, però un bell'album, manca un po' di simmetria sotto, però un bell'album. Quindi, come vediamo, una coda apertura a 180 gradi. Qui basta che dico ora poche nozioni base, anche perché dedicherò vari videocorsi e articoli su questo argomento, perché c'è molto da dire. Andiamo infatti avanti. Ecco la femmina pure che mostra la caratteristica album, deve mostrare la caratteristica album, avendo sempre una simmetria fra le pinne e un'apertura della coda a 180 gradi. Le varianti, le sottovarianti negli album ci sono. Sono l'overalbum, quindi un'apertura maggiore di 180 gradi. Attenzione, tutte le varianti sono considerate degli eccessi, quindi degli errori. Nei campionati non vengono, molti standard non vengono apprezzati. Questo è un overalbum, quindi con un'apertura maggiore a 180 gradi. Abbiamo il Rosetta Hill, chiamato rose perché le pinne hanno un'iperramificazione e quindi sembrano composta più petali di rosa la coda. Quindi abbiamo questi gruppetti qua di ramificazioni che si chiamano Rosetta Hill. Questo qui è un eccesso ancora di Rosetta Hill. Vari eccessi poi hanno vari nomi che vedremo nello specifico in un articolo dedicato a un video corto. Abbiamo l'HMG Nodity, cioè l'incrocio fra l'album e il doppia coda. Questo, come abbiamo detto, ci crea un betta con una dorsale principalmente più grande, oltre che tutte le pinne maggiori, però abbiamo una dorsale più grande. È più perfetto rispetto all'HM normale? No, questo è un incrocio, questa non è una forma a sé. Questo è semplicemente un incrocio. Geneticamente non rappresenta una forma a sé come invece dell'album o il crown. Quindi non consideriamo questo come un betta più bello o migliore dell'album. L'album è una forma a sé e quindi è geneticamente superiore. Finito con le pinne lunghe, avendo esaminato più che altro le forme più diffuse, più conosciute, sia nei concorsi che in commercio, anche se alcune che ho menzionato non esistono neppure più quasi, ne potrei menzionare altre, perché in 10 anni di bettofilia ne ho viste talmente tante che sono sparite, non hanno avuto successo. Tanti allevatori hanno cercato di fare forme che poi non hanno avuto successo commerciale e quindi dopo pochi anni sono sparite. Andiamo ora nelle forme a pinne corte. Quindi qui abbiamo pinne non sfrangiate, singole, a pinne corte. Tutte le forme che vediamo possono essere anche crown o doppia coda, però le vedremo alla fine del corso. Iniziamo subito con i placcat, placcat originale. Il placcat originale, nella sua forma che dovrebbe ricordare quella ancestrale, ormai quasi sparita, o molto rara in natura, abbiamo una dorsale piccola arrotondata, un'anale che finisce con una punta più lunga nella parte posteriore e una caudale che principalmente è di due forme, chiamata badile, cioè a forma di pala, che sta qui, o puramente rotonda, come in questo caso. È una forma rotonda. Però appunto hanno pinne più piccole, asimmetriche totalmente, ed è la forma più legata al betta ancestrale, al betta selvatico originale. L'altra forma placcat, abbiamo un altro con la bellissima badile, bellissimo, è la forma invece show placcat, cioè una selezione rimasta nelle stesse dimensioni delle pinne di quello selvatico, ma con caratteristiche
quindi le pinne possono essere, quindi questa forma qui, la pinna è Alfumun e o Crown o altre forme. Attenzione, ma principalmente cosa distingue questi dall'Alfumun normale? Quindi pinne lunghe da pinna corta. È definito. Betta a pinne lunghe, tutti quei betta che hanno le coda, principalmente la coda, ma tutte anche le altre pinne. Questi placat non bisogna considerare l'anale in quanto non è una forma regolare, però parliamo appunto di forma a pinne lunghe, quindi è forma a pinne lunghe tutti quei betta che presentano una caudale o tutte le pinne superiori a un terzo della lunghezza del corpo, cioè dobbiamo misurare la coda o la pinna che vogliamo dall'orlo fino all'aggiunzione, quindi dall'aggiunzione con il corpo all'orlo. Se la lunghezza è superiore a un terzo del corpo, è un pinne lunghe. Preferibilmente e idealmente un betta a pinne lunghe deve avere le pinne le lunghe almeno la metà del corpo. Il betta a pinne lunghe ideale deve avere le pinne lunghe almeno la metà del corpo. Un betta a pinne corte è considerato a pinne corte quando la lunghezza della coda è pari o inferiore a un terzo della lunghezza del corpo. Quindi, se noi vogliamo vedere se questo betta fa parte della classe delle pinne lunghe o pinne corte, misuriamo la coda dall'orlo fino all'aggiunzione. Se questa misura è inferiore o pari o inferiore a un terzo della lunghezza di tutto il corpo del nostro betta, questo è un betta a pinne corte. Questo lo tenevo a specializzare, a definirlo. Quindi qui ora iniziamo a parlare dei placat sho, chiamati anche, quindi non legati alla forma tradizionale come abbiamo visto, ma sho. Questi sono principalmente i placat asimmetrici Alfumun. Abbiamo quindi una coda apertura a 180 gradi, anche se appunto è di dimensioni non superiori a un terzo del corpo, una dorsale maggiore rispetto a quella del selvatico, qui il betta tradizionale ha una dorsale più piccola arrotondata, invece qui abbiamo una forma più simile a quello a pinne lunghe, però più corta. La differenza la teniamo nell'anale. Nell'anale è appunto inizia una parte anteriore corta e poi una parte posteriore invece più lunga. Quindi non abbiamo quella punta come nel tradizionale, ma invece è gradualmente più lunga nella parte posteriore, quindi è più regolata la forma. Abbiamo proprio una specie di triangolo. Una specie di triangolo avanti più corto e indietro più lungo. E questo qui è il placket HM. Abbiamo sempre il placket. Sempre i placket show, per esempio crown, che presenta la caratteristica crown. Abbiamo in questo caso il placket crown DT, cioè doppia coda. Possono essere pure code crown oppure puramente integre. Questo è un placket HM doppia coda normali. Ora, altra categoria, invece questo qui sono pinne corte singole e simmetrico. Abbiamo il così chiamato placat simmetrico anche HM short fin, cioè in questo betta non abbiamo nessuna pinna più lunga una dell'altra, in particolare l'anale come negli altri placat. Tutte le pinne sono della stessa dimensione, diciamo non superiori a un terzo della lunghezza del corpo. Eccoli qua, questi qua sono i placat chiamati pinne corte simmetrici. Anche Alfumun pinne corte. Le tradizioni sono uscite da pochi anni, sono poco diffuse, però ultimamente stanno avendo un bel po' di successo. Ora andiamo invece a parlare, avendo elencato tutti quanti betta pinne singola, di multicoda, cioè quelli che hanno più di una coda. E in principio
esistevano i tricoda. Oggi ho trovato questa foto su internet, ma io non ne vedo più da anni. Questo qui era un tricoda, non so se è stato fatto artificialmente o però così, c'è il lobo caudale diviso in tre code, ma non esistono più. Oggi principalmente si dividono in doppia coda e singola coda. In commercio e nei campionati vengono solamente accettati o singola coda o doppia coda. Questo qui è un DT, cioè un doppia coda. Abbiamo una dorsale più grande, un'anale più grande, due code che devono essere uguali, la cui giunzione forma una coda alcunum. Possono pure sovrapporsi un pochetto le due code. No, per esempio, vediamo una foto di un DT, eccolo qui. Qui abbiamo una dorsale più grande uguale a quella dell'anale, come abbiamo detto. Anche questi, in questi richiesta la simmetria, in questo disegno ideale, anche se poi nei betta reali la simmetria è molto rara da trovare. Il betta perfetto purtroppo al 100% non esiste. Qui abbiamo una leggera sovrapposizione delle due pinne che ci sta, però l'importante è che la giunzione delle due pinne crea un alcun, quindi un mezzo cerchio. Questa caratteristica la abbiamo anche nelle femmine. Come vediamo, esistono varie forme di doppia coda, tra cui, come abbiamo visto qui, ad esempio, possono essere due code delta, due code crown, possono essere questo qui, chiamato anche coda di rondine, che sono due code pinne a velo, due code placcat, questo qui è un placcat HM con due code. Tra le nuove forme di ultima selezione, giusto per concludere, non possono mancare, non potrei non menzionare quelli che ultimamente stanno avendo un gran successo, che sono i Big Ear, cioè i grandi orecchie. Sono stati selezionati questi betta qui, da 2 anni forse sono usciti, con delle pinne pettorali enormi. Quindi possiamo vedere un'altra foto, enormi. Io che personalmente li chiamo pinne rostyle, in quanto sono un po' iperramificate. E questi qua principalmente sono stati selezionati nei placcat, come vediamo. Vediamo l'immagine. Eccoli qua. Quindi sono questi betta, queste pettorali molto grandi, che in un secondo momento sono stati anche selezionati negli alfumon. A me personalmente non piacciono, però stanno avendo un buon successo, parecchi allevatori stanno allevando. Un'altra forma uscita proprio da, potrei considerare mesi, in quanto trovare foto mi sembra un po' difficile, l'ho visto solamente in un video e qualcuno lo so che li ha comprati, sono questi chiamati betta, alien betta, cioè sono dei placcat con delle ventrali crown. Quindi abbiamo un placcat normale con le ventrali crown. Abbiamo questo effetto qui. Questo uscì di poco da pochissimo. Altre forme, qui ora andiamo un pochetto oltre le forme del corpo, cioè delle pinne, ma andiamo nelle forme corporali, cioè nelle modifiche che sono state ottenute corporali. Ne voglio menzionare solamente due o tre e basta. Qui andiamo oltre, perché questo articolo è dedicato, questo videocorso e l'articolo correlato sono dedicati alle forme di pinnaggio. Qui voglio menzionare invece ora delle forme corporali, classificate sempre da pochi anni, che sono i Giant e i Nano. Sono stati classificati prima i Giant, betta che misurano quasi il doppio dei betta normali. Ad esempio, un betta normale misura 4 cm, 4,5 cm di corpo, invece un betta Giant 7,5 cm, anche 8. E sono appunto stati selezionati i betta più grandi, tutte quelle forme, Placcat, Alfum, Crown, eccetera, eccetera. Dopo di questa selezione Giant, un allevatore si è cercato di selezionare il nano, cioè un betta che era piccolo, quasi la metà di quello normale. Il fatto è che non ha avuto per niente successo, la selezione è durata pochi anni, l'allevatore non ci ha fatto, non si è diventato ricco con questa forma ed è quasi sparita. Invece il Giant, a differenza, è stato accettato da parecchi standard e parecchi campionati, invece il nano assolutamente no. Perché? Questo perché nei campionati spesso viene richiesta una dimensione minima per partecipare, che è intorno ai 4 cm, 3 cm e mezzo, dipende dallo standard. E invece un betta troppo piccolo non è accettato dai standard.
non può proprio entrare in concorso. Quindi Giant è trovato favorito e quindi la sua selezione sta avendo successo. E infatti alcuni standard hanno creato delle categorie dedicate a loro, chiamate proprio Giant, dove possono partecipare solamente i Giant. Un'altra forma di recente selezione, che a me non piace, sono i Ranchu o testa di leone, chiamati anche Betta. Cioè, su questi Betta hanno selezionato delle escrescenze, come i famosi testa di leone dei pesci rossi, e con queste escrescenze qui in testa. Onestamente non stanno avendo successo, l'ho visto recentemente qualche foto su internet di qualche allevatore selezionata, che ha selezionato questa forma. A me non piace, mi piacciono i betta, io ritengo etico la selezione di pinne e di varietà, ma non del corpo. Non mi piacerebbe se un giorno qualche allevatore va a selezionare per esempio un betta oranda con il corpo deforme e tondo come quelli dei pesci rossi, non mi piacerebbe proprio. Quindi questi qua non li comprerei mai io, a me non piacciono. Ci sono allevatori, alcuni in Asia che ne va pazzo sicuramente, in Europa non ne ho visti per niente. Spero che queste selezioni si fermino qui e non abbiano successo perché io non le amo. È un bettofilo che ama la selezione, che ama i sciobetti, non penso che possa andare pazzo per queste forme qui. Poi i gusti sono gusti. E con questo ho concluso. Potrei menzionare anche forme che ho menzionato sia di corpo che di pinnaggio, che perché negli anni sono sparite. Come per esempio, mi ricordo una forma che è stata selezionata con era una forma Alfum con tutte e tre le pinne congiunte dalla membrana, ovviamente non erano divise la caudale, l'anale, la dorsale, che si chiamano anche pinne primarie, erano congiunte da tutta una membrana. Questo qui un baio veniva chiamato Dragon, non ricordo il nome. E come tante altre forme che ne sono uscite, sapevo di un allevatore che cercava di selezionare addirittura due code, però una a fianco all'altra e non una sopra l'altra come invece il doppia coda normale. Ne è donato oggi che è un doppia coda, non con quello dei pesci rossi che ha una pinna a fianco all'altra, ma questi hanno invece il lobo caudale diviso in due con una coda sopra e una coda sotto. Con questo penso di aver spiegato le forme principali e così da farvele conoscere. Grazie a tutti gli utenti di bettitalia.it, al prossimo appuntamento. Seguiteci sempre sul nostro sito, su Facebook e anche su YouTube. Ciao a tutti!